Oh, buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti, faccio senza microfono. È meglio, benvenuto a Manuela nella nostra città. Stasera è il coronamento di quello che è un percorso che la nostra città ha avviato riguardo alla lotta contro la violenza sulle donne. L'abbiamo avviato un anno e mezzo fa con l'istituzione del centro antiviolenza nella nostra città. Siamo tra le poche realtà in Puglia ad avere un centro antiviolenza e i primi risultati ormai li abbiamo diffusi. In altre occasioni abbiamo festeggiato il primo anno di quella che è stata l'attività del centro antiviolenza e per il secondo anno ci caratterizziamo in questa giornata. Naturalmente non è solo 25 novembre, ma il 25 novembre va necessariamente ricordato. Questo è il nostro motto, ecco perché l'attività sia del centro di violenza che dell'amministrazione comunale su quella che è la sensibilizzazione del tema dura tutto, diciamo, l'anno. Il 25 novembre noi lo caratterizziamo. Quest'anno lo abbiamo voluto fare con una presenza importante, una presenza che si è distinta da questo punto di vista e abbiamo ritenuto che la nostra città fosse pronta per ospitare una personalità di livello così come lo è Manuela Arcuri. Noi vorremmo che questo fermento che oggi c'è nella città, perché cara Manuela, stamattina abbiamo significativamente fatto coincidere questa giornata con l'inaugurazione del secondo asilo nido comunale, perché anche questo mette a disposizione delle donne che sono maggiormente in difficoltà una struttura che garantisca questo servizio sociale è un modo per rendere omaggio, ossequio alla donna e alle nostre donne. Si è mobilitata tutta la città, a dimostrazione che non si tratta di un'iniziativa calata dall'alto, ma è un'iniziativa sentita. Rino ha ricordato i commercianti, io voglio sottolineare la partecipazione di tutte le scuole di Cerignola, con i loro alunni, con le loro alunne, in una giornata che è stata anche di festa, perché in questo aspetto io credo che vada sottolineato, perché così diamo più valore, più risalto a quello che stiamo andando a fare. Abbiamo voluto fortemente, Manuela, l'abbiamo voluta fortemente come testimonial di questa giornata, di questi testimonial anche del fermento che il sindaco ricordava caratterizza questo frangente, la nostra città. Noi vogliamo recuperare il tempo perso. Non so se anche Manuela ha potuto registrare quello che è un po' il luogo comune che vuole Cerignola, una città in preda alla delinquenza, alla criminalità. Non è così, non è assolutamente così. Le vogliamo, Manuela, mostrare il volto bello della nostra città, anche perché noi non intendiamo, mi perdoni il verbo che non è appropriato, sfruttare la sua presenza come testimonial soltanto questa sera, ma vorremmo rilanciarla nel mondo, perché lei è un personaggio mondiale, a farsi portatrice di questa bella notizia. Cioè, Cerignola è una bella città, una città accogliente, all'avanguardia quando si tratta di difendere i diritti dei più poveri, dei meno protetti, dei più esposti, in questo caso, alla violenza. Cerignola è una città che merita attenzione per le cose positive che riesce a produrre. Quindi la utilizziamo, mi passi questa brutta espressione, la utilizziamo non soltanto per questa sera, ma anche per portare in giro per l'Italia questo messaggio. Io spero che lei alla fine della serata sia contenta della nostra accoglienza, contenta di quello che faremo anche più tardi nel nostro, vedrà, bellissimo Teatro Mercadante e possa essere così simbolicamente insignita del titolo di ambasciatrice della Cerignola buona, della Cerignola per bene, della Cerignola che intende rinascere.
riscattare i suoi aspetti negativi impegnandosi in queste attività così lodevoli, così commendevoli. Grazie mille. Un'apertura mattutina lunedì mattina dalle 9.30 alle 10.30 e un'apertura pomeridiana il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18. In modo particolare vorrei sottolineare questa apertura che è affidata a delle volontarie che stiamo cercando di formare, perché ovviamente come operatrici di un CAV è importante la formazione per noi, e infatti proprio di formazione è stata fatto anche un corso di formazione qui a Cevignola grazie ai programmi antiviolenza che sono partiti, sono dei finanziamenti che la regione ci dà per poter operare all'interno del CAV. C'è stato questo corso di formazione per operatori di CAV all'inizio di quest'anno, nei mesi di febbraio, e inoltre oltre a questi programmi di violenza siamo riusciti anche a dare delle piccole indennità a delle donne facendole fare loro un corso di gelato, quindi cercando di insegnare loro un mestiere che possano poi spendere tranquillamente al di fuori della loro casa. Un altro aspetto importante sul quale mi piace sottolineare è la sensibilizzazione. È importante sensibilizzare, informare e dare voce alle donne che poi hanno bisogno. Sì, sensibilizzare con la televisione, con il nostro mezzo per eccellenza più diretto che arriva al nostro pubblico, è sicuramente il mezzo migliore che c'è. E più ce ne sono di questi programmi, meglio è, perché non è un problema sociale non conosciuto la violenza sulle donne, però certo, parlarne quotidianamente, entrando proprio nelle case di tutte le famiglie e sensibilizzare dalla donna più giovane, adolescente, e fino a quella più matura è sicuramente un gesto molto importante, quindi che la televisione sta facendo, deve continuare a fare, perché no, anche incrementando non è male. Per quanto riguarda la bomba mediatica scoppiata per il caso Weinstein, il produttore olimpiano, che è stato accusato di fare violenza sessuale a più attrici, a più colleghe, e io purtroppo sono d'accordo fino a un certo punto, cioè nel senso, far spettacolo e far parlare di se stessi accusando una persona che sicuramente non è un circo di santo, non lo sto assolutamente difendendo, però dopo 30 anni, perché farlo dopo così tanto tempo? Se c'è una violenza va denunciata al momento stesso che c'è. Cioè io sono stata violentata da una persona, ok, ricorro alle associazioni, vado dalla polizia, ai carabinieri, quello che sia, e denuncio il fatto. E allora quella è una violenza vera e concreta. Purtroppo a volte ci sono dei compromessi nel mio mondo, ma credo un po' in tutti i campi, in tutti i settori, in tutti i mondi, non soltanto in quello dello spettacolo, che in questo momento è proprio sotto i riflettori in tutti i sensi, ma è un problema che è sempre esistito dal capo dell'ufficio con la segretaria, dal dottore con l'infermiera e così via dicendo. Quindi purtroppo il provarci con delle persone sta poi alla donna dire di no, perché la donna può anche dire di no, non deve necessariamente dire di sì. E quindi secondo me le donne devono avere il coraggio e la forza di reagire a ogni tipo di violenza. Se all'epoca non hanno reagito è perché comunque c'era un po' un acconsentimento, tutto bene, è quello che penso realmente. E io sono onorata, felicissima che mi avete voluto qui a Cevignola, che sono madrina di una causa così importante, così nobile come appunto la violenza sulle donne. Perché il 25 novembre è una data molto importante, è una data che deve far capire a tutti che il rispetto, il sottolineo rispetto, è alla base di ogni rapporto e le donne vanno rispettate. E la violenza può essere sì sessuale, quindi lo stupro, può essere fisica, ma soprattutto forse anche la peggiore può essere quella psicologica. Ci sono tante donne impaurite e che non hanno il coraggio di denunciare, perché la violenza può succedere tra le mura di casa, in strada o sul lavoro, è uguale, questo
sono tanti tipi di violenze, quindi l'unico appello che mi sento di fare da donna a nome di tutte le donne è proprio questo, di incitare vivamente tutte queste persone, le donne che purtroppo subiscono violenza, di reagire già dal primo sentore, già dalle prime piccole violenze, perché poi comunque è un crescere che peggiorerà, e quindi di denunciare il prima possibile queste difficoltà che avranno, che hanno e che purtroppo devono allontanarsi immediatamente. Io ho un bambino, mio figlio, che è di 3 anni, quindi spero e mi auguro che non diventerà un futuro violentatore quando sarà grande e maggiorenne. L'unica cosa da fare è insegnargli al bambino a rispettare, appunto, perché il rispetto, lo ripeto un'altra volta, è veramente alla base di ogni rapporto, quindi a rispettare le donne, ma a rispettare anche i bambini stessi, gli animali, cioè ci sarebbe un lungo elenco, tutte le persone, gli anziani in difficoltà che sono più deboli, quindi il sesso debole che sono appunto le donne. Bisogna dare un'educazione con dei valori morali molto fermi, molto importanti da insegnare ai nostri bambini, a tutti i bambini, insomma, che secondo me vengono a contatto con gli adulti. Questo potrebbe essere l'unica strada per non farli diventare dei futuri violentatori.